Ciao a tutti e benvenuti alla lezione numero 304. L'idea dell'esercizio di oggi è la seguente: che il mio mondo non oscuri la vista di Cristo. Allora andiamo a vedere cosa ci dice l'esercizio di oggi e che cosa ci insegna oggi il corso. Il corso dice così: io posso oscurare la mia santa vista se permetto al mio mondo di intromettersi in essa. E posso vedere le sante immagini che Cristo vede a meno che io non usi la sua visione. La percezione è uno specchio, non un fatto, e ciò che vedo è il mio stato mentale riflesso all'esterno. Voglio benedire il mondo guardandolo attraverso gli occhi di Cristo e voglio vedere i segni certi che mi mostrano che tutti i miei peccati mi sono stati perdonati. Questo esercizio si conclude con questa piccola preghiera. Tu mi conduci dall'oscurità alla luce, dal peccato alla santità, che io perdoni e così riceva la salvezza per il mondo. È il tuo dono, Padre mio, datomi per offrirlo al tuo Santo Figlio, affinché possa ritrovare il ricordo di te e di tuo figlio, così come tu lo hai creato. Allora ricordiamoci che l'idea su cui andremo a lavorare è questa: che il mio mondo non oscuri la vista di Cristo. E diamo il tempo necessario a contemplare su quest'idea. Io mi fermo qui, vi auguro una bellissima giornata e vi aspetto domani con la prossima lezione. Ciao a tutti voi, una bellissima giornata a tutti.